Io cercherò di vedere, proporre forse anche magari qualche provocazione dal punto di vista, diciamo, dell'informazione, della comunicazione, giornalistico, su un tema, che, come già stato accennato nell'introduzione, coinvolge svariati aspetti. Uno di questi, secondo me, è fondamentale, è quello della perdita di credibilità delle professioni, o meglio, compresa quella medica, il fatto che oggi ci sentiamo, o buona parte dell'opinione pubblica, delle persone si sentono competenti in tutto e quindi c'è un cortocircuito, si è rotto quel rapporto e quella forma che vedeva non sto bene, mi rivolgo a chi ha competenza perché mi assista e mi aiuti, mi curo e sto bene. Oggi, per dirla con una battuta molto giornalistica, spesso andiamo dal medico, penso che molti, sia accaduto a molti di voi, me lo raccontano altri, lo stesso mio medico, come si dice, di base, vengono, si presentano delle persone che hanno dei problemi o di salute o di altro, dicendo ho saputo, so che, cioè il famoso me l'ha detto l'amico di mio cugino, no? Allora c'è cioè, l'amico di mio cugino diventa il medico, il competente in tutto. Ve lo dice chi fa una professione che è una di quelle più abusate, credo, ormai, che è quella del giornalismo, in cui viene confuso l'articolo 21 della Costituzione col fatto che l'informazione e la comunicazione, che sono due cose tra di loro diverse, ma sempre fatte da giornalisti, possono essere fatte da chiunque e non da dei professionisti preparati del settore. Questo vale, ovviamente anche per l'aspetto medico. Ho utilizzato questo libro di Nichols perché mette a nudo, lo metteva a nudo, non è recentissimo, è di qualche anno fa, su, diciamo, la messa in discussione della conoscenza e dei suoi nemici. Cioè, questo libro, cioè, ha molti aspetti, ce n'è uno in particolare proprio su questa forma di tuttologia, no? E di essere, come diceva anche un cartello delle manifestazioni dei Novax, sono il medico di me stesso, aveva individuato e citava una trasmissione, una sitcom degli Stati americana, in cui c'era appunto una figura di questo tipo, che era un postino di Boston, e che in questa sitcom praticamente era quello, rappresentava quello che abbiamo ogni giorno ormai da anni, con i problemi legati sia alla scienza medica, sia alla comunicazione e alla tecnologia. E questo postino, che era diventato un master, uno dei personaggi più seguiti e più gettonati di questa sitcom, rappresentava quella che una volta era praticamente la figura, un po' la macchietta da bar, cioè, o da mercato, che si parlava, si discuteva, ma rimaneva concentrato o fissato in quell'ambiente. Con la rete, con lo strumento, i social, notevole e importante, ma sempre il problema è quello di come si usano e di come vengono gestiti. L'aspetto di queste macchiette da bar è diventato drammatico su molti aspetti, quello della medicina, l'abbiamo visto nei periodi più tragici e anche dopo della pandemia, lo vediamo in questi ultimissimi tempi con la questione dell'invasione dell'Ucraina e della guerra. Questo TMT di tutti i maestri, tutti i professori, è una battuta di un collega giornalista, Gio Barbera, ancora abbastanza giovane, un collega del Ponente Savonese che la usa da decenni per evidenziare e raffigurare queste figure, no? Lui è uno molto polemico, molto suscettibile, però aveva azzeccato con questo suo acronimo TMTP, tutti i maestri, tutti i professori, il fatto che sarebbe poi esploso nel corso degli anni con la tecnologia, con i social, con il fatto che c'è una
caduta della, non della credibilità, che non è il termine esatto, ma della fiducia nei confronti delle professioni e della scienza. Cioè, si viene a rompere, come ho detto prima, questo rapporto, questa triangolazione. Sto male, vado da chi è competente, sto meglio. L'aspetto della tecnologia, a mio giudizio, è messo, unito a quello che Nicolas definiva dei sedicenti esperti e degli spiegatori, che per la serie adesso ti spiego io come funziona, cos'è un problema di tipo psichiatrico piuttosto che un'influenza o un virus o un vaccino. Il problema della tecnologia, a mio giudizio, mette in discussione, ne accennava il dottore Sazzanelli prima, anche il ruolo del medico e dello psichiatra. In un'altra iniziativa si era affrontato il problema della telemedicina, di queste cure, io impropriamente, non, cioè da profano della vostra professione medica, diciamo a distanza. Certo, la tecnologia, la medicina, la telemedicina è importante. A mo' di battuta, devo connettermi, c'è un problema perché c'è la frana con un paziente che abita a Pentema o in una zona isolata e difficile da raggiungere. Per fortuna che ho la telemedicina e la tecnologia. Ma a mio giudizio, come avevo già detto all'epoca, cioè, spaventa molto. Cioè, se io ho un problema di salute serio e il medico mi deve dire che ho 6 mesi di vita perché c'è un cancro, lo voglio vedere in faccia. Cioè, io vorrei, cioè, voglio avere questo rapporto e credo che sia importante tra le persone, perché c'è la persona che cura e la persona che deve essere curata. Paziente non mi piace come nome. Persone, la persona che cura e la persona che deve essere curata. Se una persona medico competente mi deve dire, faccio sempre degli esempi da giornalista, mo' di battuta, che ho bisogno di una terapia o di un percorso, come si dice in gergo, psichiatrico, perché sono un po' fuori come un balcone, lo voglio sentire dire e vederlo, cioè vederlo in faccia. Secondo me, sbaglierò, non lo so, siete voi poiché avrete modo di spiegarlo o di dirlo, ma la presenza, cioè il rapporto diretto tra la persona che cura e la persona che deve essere curata, dal mio punto di vista è fondamentale ed è importantissimo. La psichiatria, secondo me, non è in crisi o destinata, come dire, a scomparire o ad essere messa in discussione. Il problema che lo possa essere o possa essere non più la diciamo psichiatria di qualche anno fa o di anni fa c'è ed esiste. Esiste perché ci sono anche delle politiche sanitarie e ci sono anche altri problemi. Un problema che credo come medici voi abbiate è quello della comunicazione e di fare conoscere e sapere le cose. Forse più voi del mondo psichiatrico che altri settori della medicina. Se ne era già parlato anche in qualche altra occasione. È un problema importante, secondo me, in cui contribuiamo alle volte in modo negativo anche noi giornalisti, perché magari siamo fissati su un'immagine, un modello, magari anche per poca conoscenza, poca voglia di approfondire, che può essere appunto, come diceva Pietro Cipriano, che è basaliano della prima ora, vostro collega, che ha scritto nel suo libro, questa dice c'è un prima e dopo Basaglia, ma adesso sono passati 40 anni, 2 anni fa a Genova se n'era ampiamente discusso e parlato. Io credo che una parte di problemi che può avere il vostro mondo nel settore psichiatrico sia legato anche al difetto e alla difficoltà di comunicazione. Non credo esista a livello di formazione di percorsi universitari un processo, non dico un esame, una formazione, un qualcosa che insegni al futuro medico, a prescindere dalla specializzazione che farà,
a comunicare non solo con la persona, da persona che cura alla persona che ha davanti e che viene curata o che chiede aiuto. Dovrebbe forse essere inserito nel percorso di formazione una cosa del genere per i medici, perché poi a mettere in discussione queste cose, queste competenze contribuiscono molti altri fattori. La vicenda della pandemia e della parallela infodemia, cioè della quantità enorme di informazioni che normalmente circolano in rete, che si sono moltiplicate, se ancora era possibile, in quel frangente, hanno contribuito e contribuiscono a dare ancora meno non credibilità, ad aumentare quel concetto di quel cartello, di quello che dice il medico di me stesso sono io. No? Cioè, non tanto dell'autocura di quello che ha mal di testa, va in farmacia e chiede un analgesico, quanto il fatto che anche su cose importanti, cioè, nascono teorie, movimenti, gruppi, utilizzando non tanto e non solo più l'elemento televisivo, ma la rete per portare avanti questo tipo di attacco alle competenze. Non è un discorso legato alla difesa delle proprie posizioni, delle proprie culture, il medico, il giornalista, l'avvocato, è un problema vero di competenze. Nichols diceva, beh, cosa serve tanto oggi fare il master, studiare la laurea, la tesi, la specializzazione, se poi c'è Wikipedia. No. Ma penso anche molti professori abbiano rinunciato a dire ai ragazzi ti ho beccato che hai fatto copia e incolla o hai anche riassunto male quello che c'era su Wikipedia. No, questo in generale sulla questione delle competenze incide molto e porta ad avere anche per delle comunicazioni con questa responsabilità nostra giornalistica del mondo dei media, che poi si cavalcano molte di queste cose con poca competenza, che porta a mettere in discussione la credibilità, la competenza e la validità di un medico o di uno specialista di un qualsiasi settore. L'ultima cosa, non da spiegatore, come avrebbe scritto Scott nel suo libro, come vi dicevo prima, che a me spaventa molto, ripeto, il fatto che diventi molto meno personale il rapporto tra la persona che cura e quella che viene curata, e il rischio che la tecnologia, come è stato accennato nelle scelte aziendali, diventi un qualcosa che viene sfruttato e favorisce ulteriormente non tanto l'allargamento della possibilità di cura, di presenze sul territorio, quanto che appunto facendo un discorso di mero conto e tornaconto economico, costringendo i medici responsabili di vari settori a guardare più il bilancio che la persona che si rivolge per essere curata, magari che in qualche manager di qualche super ASL regionale o di qualche mega assessore alla sanità a livello di qualsiasi regione, questa strada della tecnologia la percorra soprattutto non tanto per avere una sorta di un vero tornaconto sulla persona che deve essere curata, ma semplicemente con un fatto di bilancio. E allora, cioè, il rischio è una provocazione la mia, ma che le diagnosi, le cure vengano fatte con una chat, con un videocollegamento, perché magari poi diventa un bel progetto da presentare in qualcuno degli innumerevoli convegni sulle smart city, sullo smart tutto, non lo so. Io sono un tifoso della tecnologia, però
Cioè, ho cominciato il mio lavoro e la chiudo qui nel 73, in cui si scriveva con la macchina da scrivere, si rincorreva al treno per spedire il fuorisacco per mandare in redazione dalla provincia le foto e i pezzi dei giornali. Ho finito con uno zainetto in cui c'era il computer, la macchina fotografica, lo smartphone, un affarino tipo quello di Bolorino, molto più piccolo, per fare le dirette col sito. E ho sempre preteso, ho sempre detto ai colleghi, quando li rappresentavo, dobbiamo pretendere di essere aggiornati e formati fino all'ultimo giorno che si lavora, però facendo attenzione che la componente della persona, in questo caso che cura, rimanga centrale e sia fondamentale. Il videocollegamento, secondo il mio giudizio, da operatore del mondo dell'informazione, cui sono stato per 40 anni a raccontare le cose da cronista, e che un videocollegamento, una videovisita, perdonate la non magari correttezza della mia definizione, va bene per un'emergenza, per un grande evento. Crolla un ponte, come il caso del Morandi, può servire, serve senz'altro la cosa, però il rapporto diretto tra la persona, e mi piace definire persona che cura, e la persona che chiede di essere aiutata per stare meglio, rimane fondamentale.